Ancora ben trovati. Ad ora TG, la cronaca in primo piano. Soci defunti che figuravano nella lista degli iscritti. Bufera all'interno dell'Unione Italiana Ciechi di Catania. La sezione è stata commissariata. Sarebbero un centinaio di casi, ma c'erano anche altre irregolarità. Ci dice tutto Filippo Romeo. Soci morti da anni ma mai cancellati, verifiche contabili e amministrative nelle sezioni locali non effettuate da tempo e bilancio consuntivo non approvato entro il 30 novembre, così come previsto dalla legge sulle onlus. Terremoto all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Sicilia e della provincia di Catania. Erano un centinaio le persone decedute ma di anno in anno regolarmente registrate che riempivano gli elenchi dei ciechi catanesi e facevano scattare proporzionalmente posti di consigliere regionale e provinciale. Un'anomalia che assieme alle altre inadempienze accertate ha fatto scattare il commissariamento. Nominati al posto dei presidenti provinciale Giuseppe Castronova e regionale Vincenzo Rizzo, i commissari straordinari Linda Legname e Gaetano Minincleri. È stato il presidente nazionale Mario Barbuto ad intervenire con un proprio provvedimento dopo aver saputo di centinaia di associati ultracentenari iscritti nelle liste della sezione etnea. Un vero e proprio record se tutti fossero stati ancora in vita, ma in realtà è stato poi verificato che numerosi di questi soci erano invece morti e la maggior parte anche da diversi decenni. Lo statuto che abbiamo come associazione a commentato, raggiunto telefonicamente a Bologna, dove dirige l'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza e il presidente nazionale Mario Barbuto, non veniva rispettato. Il nostro ordinamento costituisce il vincolo attraverso il quale i soci si sentono reciprocamente legati all'Unione ed il rispetto dei suoi punti assicura a tutti le stesse regole, gli stessi diritti e le stesse condizioni. Noi, ha aggiunto, avevamo chiesto al Consiglio regionale di stilare un calendario di controlli contabili ed amministrativi in tutte le sezioni locali, ma non è stato fatto. A questo vanno ad aggiungersi altre inadempienze che paralizzavano l'attività e che hanno portato l'ufficio di presidenza a commissariare il Consiglio regionale e la sezione provinciale di Catania. Era arrivato il momento, ha spiegato Barbuto, di azzerare tutto e ripartire in maniera più regolare, con il rispetto delle norme interne e con il dovuto riguardo verso i soci e tutti i cittadini, perché il lavoro delle sezioni viene finanziato in parte anche con denaro pubblico. Noi, ha concluso il presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, riteniamo il commissariamento un atto d'attenzione verso tutti, con il quale vogliamo pensare al futuro. E ancora la cronaca, tentato furto con spaccata all'Eurospin di San Nicolò ad Aci Catena, banda di ladri sfortunata, il colpo è fallito per un guasto all'escavatore. Salvo Cutuli. Lo scorso 31 marzo l'apertura con tanto di inaugurazione ufficiale, 18 giorni più tardi la visita dei ladri che intorno alle 3.30 della notte scorsa hanno sfondato l'ingresso del supermercato Eurospin di San Nicolò, frazione 10 Catena, con la consueta tecnica della spaccata. Con questa grossa motopala rubata da un deposito nelle vicinanze e utilizzata come ariete, hanno demolito l'ingresso e raggiunto la cassaforte contenente l'incasso del fine settimana. Ma qualcosa non ha funzionato, i malviventi sono dovuti fuggire a mani vuote lasciando l'armadio blindato con circa 40.000 euro a bordo del cartepilla per la rottura dell'impianto idraulico che aziona il pesante braccio meccanico. Incendi, danni all'edificio, l'attività commerciale resterà chiusa al pubblico per diversi giorni ancora. Il colpo è stato pianificato con competenza criminale e nella certezza di non essere scoperti, considerato che il centro commerciale è sfornito di un sistema di videosorveglianza adeguato, particolare che ha agevolato l'azione dei ladri, i quali hanno operato senza il timore di essere identificati dalla visione delle immagini. Gli investigatori sospettano che si tratti di una banda composta da almeno 4 uomini, compreso un esperto escavatorista, che ha raggiunto il vicino deposito dove ha rubato la pala meccanica, con la quale, dopo aver attraversato il parcheggio, ha puntato dritto all'ingresso del supermercato, abbattendo la porta e spingendosi sino alla cassaforte scardinata con facilità, caricata sul cucchiaio e condotta all'esterno per essere caricata su un altro mezzo ed essere poi trasferita dai ladri in un luogo sicuro dove spartirsi il bottino. Ma proprio in quel momento il sistema idraulico dell'escavatore è ceduto, costringendo i malviventi alla fuga. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della compagnia di cereale, che hanno ricostruito la dinamica dell'ennesimo furto confezionato con la tecnica della spaccata, gli inquirenti hanno seguito i segni dei cingoli della pala meccanica che, prima di raggiungere l'obiettivo, ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione finito sul cancello automatico di una villetta rimasta al buio. Con ogni probabilità l'urto laterale del braccio meccanico ha compromesso il corretto funzionamento del marchigegno, bloccatosi poco prima di uscire con il prezioso carico dal centro commerciale. E veniamo adesso al referendum trivelle. Niente quorum, tutto dunque resta com'è. La Sicilia si conferma terra dell'astensionismo, paradossalmente si ferma al 28%, così come un po' tutto il meridione, poco più a Catania, ma la Sicilia è fra le ultime regioni. Sentiamo di più da Daniela Cantarella.
Se il quorum del referendum sulle trivelle non è stato raggiunto, buona parte del merito va ai siciliani. È stata proprio la nostra isola a classificarsi quart'ultima in Italia per la percentuale di bassa affluenza alle urne, con un numero di votanti inferiore alla media nazionale. L'unica città a raggiungere il quorum in Sicilia è stata Sciacca, con un boom di votanti che ha superato il 53%. Trapani, la provincia con maggior affluenza, 33%, mentre Caltanissetta è stata quella con minor numero di votanti, solo il 22%. A metà tra le due il territorio catanese con un 29%, due punti in più rispetto alla provincia di Palermo. Un risultato sconfortante che ha registrato nell'isola il voto del solo 28% degli aventi diritto. Netta la predominanza di sì, che ha sfiorato il 90%. Tra i siciliani alle urne ieri anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha votato alle 20:30 a Palermo, nella scuola Piazzi, a pochi passi dalla sua abitazione. Nella città di Catania ha votato il 27,39% degli aventi diritto. Sant'Agata Libattiati, il comune con maggior affluenza alle urne, oltre il 38%, Magnace quello in cui si è votato meno, con una percentuale del 16,28%. Votanti ben sopra la media siciliana invece nell'isola di Favignana, dove alle urne è andato il 35%, risultati contrastanti che fanno pensare, se si considera che a Pozzallo, al largo delle cui coste è installata la piattaforma Vega, ha votato solo il 21% dei cittadini, in linea con la campagna per l'astensionismo portata avanti dal sindaco Luigi Ammatuna, che aveva detto: non andrò a votare e invito i miei concittadini a disertare le urne. Stessa situazione a Gela, dove l'ENI punta al via libera per le trivelle in terra e mare. Qui l'affluenza è stata davvero bassa, solo il 15%. Un risultato preannunciato dal sindaco ex grillino Domenico Messinese, che aveva dichiarato di votare scheda bianca. Il quesito referendario è mal posto, aveva detto, e non raggiungerà lo scopo per cui è stato pensato, tutelare il mare. Le trivelle ci saranno lo stesso, perché oltre le 12 miglia tutto resterà uguale. Un referendum sbagliato anche per l'ex ministro Salvo Andò, che lo definisce piuttosto un sondaggio. Ma il referendum è stato un referendum sbagliato, perché la questione ormai era una questione irrilevante, tutti i problemi posti all'iniziativa referendaria erano stati già risolti prima, e il referendum è diventato un sondaggio. La vera questione sulla quale erano chiamati a decidere gli elettori, per come l'hanno spiegato il referendum, è: siete d'accordo o siete contro questo governo? E la gran parte degli elettori, come dire, ha spiegato, avendo ragione gli elettori, che il compito del referendum non è quello di fare dei sondaggi, ma di risolvere dei problemi concreti. È archiviata la data del referendum, la prossima chiamata alle urne per le amministrative di giugno, e andiamo a Giarre, dove l'uscente Roberto Bonaccorsi non si ricandida, è ufficiale, mentre il nuovo centrodestra sostiene Vitale. Sentiamo Melo e Nicodemo. Archiviato in maniera indolore il momento referendario, esplodono grosse novità a Giarre nel campo delle elezioni comunali. La prima è quella della ufficializzazione del dimissionario sindaco Roberto Bonaccorsi, che ha dato il suo no ad una ricandidatura. E la seconda, altrettanto esplosiva, è l'accordo programmatico di NCD con il candidato sindaco Salvo Vitale. Confermo entrambe le notizie, sono vere tutte e due, il ritiro da parte del dottor Bonaccorsi ad una sua eventuale ricandidatura e il progetto che stiamo elaborando assieme agli amici del centro. Proprio, si tratta di un progetto civico, al di là delle sigle, ma che coinvolge sia politici che personaggi e persone della società civile, che metteranno sicuramente a disposizione di questo progetto e quindi della nostra collettività, della città di Giarre, le proprie competenze. Questo accordo ha visto incontri tra esponenti politici di spicco, sia giarresi che no, ed ha l'imprimatur dei vertici di NCD, in quanto ripresenta la realtà esistente in campo sia nazionale che regionale. Naturalmente è un accordo che in città è scoppiato, come dicevamo, come una bomba. Il candidato Vitale parla di convergenze utili alla città, che ha necessità di forti interventi che facciano recuperare il tempo perduto. Ed è questo il motivo che ci ha portati un po' a sedere tutti attorno ad un tavolo e cercare di elaborare questo benedetto progetto per il bene, ripeto, per il bene esclusivo della nostra città.
Adesso la crisi degli enti culturali, la crisi in particolare del Teatro Stabile di Catania. Lavoratori erano saliti sul tetto, adesso hanno occupato la Sala Verga. Sentiamo i dettagli. Sciopero e blocco delle attività fino a data da destinarsi al Teatro Stabile di Catania, dove ieri alcuni impiegati sono saliti sul tetto minacciando di buttarsi giù. La strada è stata chiusa e circondata da forze dell'ordine e vigili del fuoco, che hanno montato un materasso gonfiabile per evitare il peggio. Da oggi i lavoratori hanno occupato la Sala Verga del teatro. È il tragico risvolto della lunga vertenza che vede 35 impiegati dell'importante ente culturale siciliano senza stipendio da 5 mesi, non considerando tutti i lavoratori dell'indotto e gli artisti, alcuni dei quali attenderebbero ancora i pagamenti del 2012. Allo stato attuale lo Stabile dovrebbe ottenere per il 2016 un contributo regionale di 1,5 milioni di euro contro i 4 milioni che all'ente erano riservati fino al 2012. È da allora che la regione ogni anno ha disposto tagli oscillanti tra il 5 e il 10% dei trasferimenti. Oggi intanto il prefetto ha convocato una delegazione di lavoratori e sindacati per provare ad affrontare la spinosa questione. Lo sciopero proclamato da CGIL, CISL e UIL rischia di varcare i confini regionali e compromettere il debutto a Napoli di Re Lear, lo spettacolo saltato già ieri a Catania. Se i lavoratori dello Stabile dovessero continuare il blocco delle attività non consentendo lo smontaggio delle scene che dovrebbero partire al più presto per Napoli, il rischio è quello che nel capoluogo partenopeo salti lo spettacolo in coproduzione con possibili penali e reati di appropriazione indebita per il teatro già in ginocchio. Si moltiplicano intanto gli appelli sul fronte politico. Al primo lanciato dal deputato regionale Nello Musumeci si unisce la deputata del PD Concetta Raia, che si rivolge al sindaco Bianco e alla regione perché istituiscano un tavolo tecnico. Chiede invece l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta il deputato regionale dell'UDC Marco Forzese. Solo così, afferma, sarà possibile fare luce sugli atti illegittimi che sono stati commessi nell'ambito della gestione dello stesso Teatro Stabile. Adesso una notizia di cronaca: i carabinieri della stazione di Catania Librino hanno arrestato in flagranza Maniaita Leonard Borcoi, 25 anni, originario della Romania, già ai domiciliari nel campo Rom di San Giuseppe l'Arena per evasione. Il giovane era stato già arrestato dai carabinieri l'8 aprile scorso per lo stesso reato. Era stato trovato all'interno del parcheggio di un centro commerciale mentre tentava di aprire un'auto. L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. E adesso invece ci occupiamo di turismo e di eventi di promozione della Sicilia. Andiamo a Vizzini, in provincia di Catania, la tradizionale sagra della ricotta diviene una vera e propria festa dei sapori e dei saperi nella terra di Verga. È in programma dal 23 al 25 aprile. Una tradizione che si rinnova, va in scena anche quest'anno a Vizzini, la sagra della ricotta del formaggio, giunta alla sua 42esima edizione. Il 23, 24 e 25 aprile prossimi, festa dei sapori e dei saperi nelle terre del Verga. Un evento ricco di folklore, gastronomia e spettacoli, con la ricotta fresca come prodotto tipico al centro dell'attenzione. Come in passato, saranno anche quest'anno decine di migliaia di visitatori che sceglieranno Vizzini per questo straordinario evento. La sagra, infatti, come sottolinea lo stesso sindaco Sinatra, è un appuntamento folcloristico e gastronomico, ma con importanti sfaccettature anche in ambito culturale. In realtà l'elemento clou è rappresentato ormai da 42 anni di storia, dalla festa dei sapori e dei saperi, appunto, alla sagra della ricotta. In realtà rappresenta uno degli appuntamenti annuali di questa città, che si apre alla cultura, all'accoglienza, in cui si coniuga il teatro, la letteratura, si coniuga la cultura e si coniuga anche il gusto del palato, con eccellenze che sono tipiche nostre, della nostra città e anche del nostro territorio. Tanti gli appuntamenti previsti per il 25 aprile. Nonostante le difficoltà economiche, siamo riusciti, anche grazie alla generosità di una comunità che si ha il senso di responsabilità e quando c'è da rimboccarsi le maniche lo fa, abbiamo diverse iniziative. Iniziamo dal giorno 23 con una serie di mostre, inaugurazione anche con delle serate live, poi il 24 con la mescita nel pomeriggio anche della ricotta e con l'apertura ovviamente di tutti i luoghi culturali, dove facciamo appunto anche dei recital e abbiamo delle letture di brani legate al Verga. E poi il 25 è una giornata pienissima in cui la tradizione si viene
a rappresentare con la presenza anche di bambini in costumi, con i carretti siciliani, con le bande musicali che sono nostra tradizione ormai da 25 anni e la presenza di grandi iniziative di attori e di protagonisti di questa straordinaria città. Perché Vizzini è legata a doppia mandata con il nome di Giovanni Verga? Sì, è legata a doppia mandata, ma non soltanto perché c'è Verga che utilizziamo in qualche maniera come nostro concittadino di punta, ma ci sono anche altri personaggi e personalità di questa grande città. Beh, il Verga si è venuto qui a Vizzini, ha vissuto qui, ha raccontato gran parte delle sue novelle ambientandole in questa città. Evidentemente questa città ha un'energia e una magia particolare. Ecco, questa magia vorrei che fosse data, anche donata con il nostro amore a tutti i nostri visitatori che verranno accolti con un sorriso, con un abbraccio. E per la festa dei fiori di Acireale si preannuncia già grande presenza di turisti, a dispetto delle polemiche sono più che incoraggianti i primi dati sulle prenotazioni. Vediamo. La festa dei fiori di Acireale, al di là delle polemiche per le concomitanti celebrazioni del 25 aprile, attira i primi turisti interessati alla manifestazione dei carri infiorati in parata, peculiarità esclusiva del carnevale acese, destagionalizzato per l'occasione assieme ai molteplici eventi collaterali previsti. I primi dati in possesso degli organizzatori sono assai confortanti, con la prenotazione già confermata di un gruppo composto da 500 turisti provenienti da Malta. Gongolo è il presidente della fondazione, Antonio Coniglio, che ha in serbo altre sorprese per il futuro della manifestazione più importante della città. Se il buongiorno si vede da mattino, la parentesi primaverile del carnevale è stata una felice intuizione dei promotori, che puntano adesso al turismo di prossimità e guardano al segmento aprile-agosto dell'evento carnascialesco con crescente interesse. La parentesi invernale dell'evento verrà potenziata e resa turisticamente più appetibile. La sinergia con i carnevali dell'area del Mediterraneo, la nuova sfida del presidente della Fondazione Coniglio, che ambisce ad una collaborazione con il Carnevale di Valencia in Spagna e a trasferte in Arabia Saudita, dove anni addietro è compiuto pianto maestro carrista Giovanni Coco aveva intravisto la possibilità di internazionalizzare l'evento con trasferte programmate all'estero. La festa dei fiori piace e incassa l'ok della Curia Acese, che in occasione della tre giorni lascerà aperte a turisti e visitatori le bellissime chiese barocche cittadine. Saranno visitabili anche alcuni tra i più bei palazzi nobiliari della città e, per rendere la proposta appetibile, il Comune ha assunto 10 guide turistiche multilingue che gratuitamente illustreranno ai gruppi di 50-70 persone le bellezze locali, molte quelle ancora da scoprire in una città vogliosa di affermarsi turisticamente in ambito regionale. Noi avevamo detto all'inizio del mandato che avremmo guardato al Mediterraneo e siamo conseguenti. Ci saranno 500 maltesi che sfileranno, si divertiranno lungo il circuito, e finalmente questi maltesi avranno un sistema organizzato turisticamente, perché abbiamo previsto le visite guidate, le chiese saranno aperte, io ringrazio la diocesi per la disponibilità, saranno aperti alcuni palazzi, il museo dell'opera dei pupi. Insomma, l'offerta acireale è a regime, l'offerta acireale che è arrivata a tutti gli hotel siciliani, si stanno prenotando autobus, comitive, insomma è una manifestazione che ha una dimensione turistica, e credo che questo sia il dato più importante che poi rende giustizia rispetto a ogni polemica. Quindi destagionalizzare il carnevale funziona? O destagionalizzare oppure organizzare la stagione turistica in un momento storico in cui iniziano i flussi turistici. Io ho sempre detto che tu puoi destagionalizzare se tu hai già una stagione turistica. Allora il carnevale invernale destagionalizza, in qualche modo destagionalizzerà pure questo, ma soprattutto questa è la stagione turistica della città di Acireale. E ancora per il turismo andiamo a Giarre, ricco calendario di eventi della Proloco di Giarre da maggio a settembre. Ieri intanto la visita dell'assessore regionale al turismo Barbagallo. Visita ufficiale alla Proloco di Giarre da parte dell'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo. Ad accoglierlo il presidente della Proloco giarrese Salvo Zappalà e tanti soci. È stato un incontro proficuo e costruttivo che ha permesso di portare alla luce il lavoro svolto dall'ente turistico giarrese, attivo da diverso tempo ed organizzatore di numerose manifestazioni sia per la città che per i soci. Da parte dell'assessore regionale la presentazione ufficiale di quanto l'assessorato sta facendo e voglia fare, e nello stesso tempo al centro la promozione della nostra isola presso gli stranieri, ma anche presso gli stessi italiani,
però è necessario che si metta in rete tutte le forze vive operanti nel settore, a cominciare appunto dalle Pro Loco che operano nel territorio e sono quella realtà che conosce a fondo tutto quello che avviene nei vari comuni. Debbono però relazionarsi fra di loro ed operare sinergicamente anziché entrare spesso, come succede, in opposizione. L'assessorato sta investendo sulle Pro Loco, sono la nostra interfaccia sul territorio e noi auspichiamo sempre un raccordo tra tutte le istituzioni pubbliche, non solo le amministrazioni comunali, perché ce dobbiamo ricordare che il turismo rappresenta la parte più importante in prospettiva. Abbiamo l'ambizione che il turismo, insieme con i beni culturali, l'agricoltura e le smart cities, rappresentino veramente la nuova produzione di ricchezza, il nuovo sviluppo della Sicilia per i prossimi 30 anni, quindi attorno al turismo va messa in sicurezza una rete di affidabilità di tutti i partner pubblici. Naturalmente soddisfatto il presidente della Pro Loco di Giarre, Salvo Zappalà. Che è una visita istituzionale per l'ente turistico della Pro, di cui io rappresento presidente. È un momento molto importante perché l'assessore sicuramente farà un giro nelle varie Pro del territorio. Ha voluto iniziare con Giarre perché ha visto l'impegno che noi mettiamo da tantissimi anni, da tantissimi eventi che noi organizziamo. Ci teneva in particolare a iniziare questo percorso con Giarre e noi lo stiamo accogliendo per offrire e dare le nostre iniziative. Siamo allo sport, la Lega Pro, il calcio Catania. Il Catania ha battuto a fine match dal Benevento. Francesco La Rosa. Il Catania esce sconfitto dal terreno di gioco di Benevento, ma lo fa a testa alta al termine di una partita che i rossazzurri avrebbero meritato quantomeno di pareggiare. La squadra di Moriero invece è stata costretta a lasciare l'intera posta in palio sul campo della capolista dopo aver disputato una buona prestazione. Sia sul piano dei singoli che del collettivo è stato un gran tiro del neoentrato Campagnacci a rompere l'equilibrio a 9 minuti dalla fine con un gran diagonale che Liverani non è riuscito ad intercettare. Ma i rossazzurri il pareggio l'avrebbero meritato alla luce di una prestazione che ha riscattato le ultime opache performance degli uomini di Moriero. Il tecnico aveva studiato bene l'avversario riuscendo ad imbrigliare la capolista allenata da Auteri, rischiando anche il meritato vantaggio nel primo tempo. In due circostanze, prima con Russotto e poi con Bergamelli, Gori si è salvato con un pizzico di fortuna. Nella ripresa è stato il Benevento a trarre i maggiori benefici dalla girandola di sostituzioni, tant'è che proprio a pochi minuti dalla fine è stato il neoentrato Campagnacci a trovare la stoccata vincente che vale 3 punti per i primi della classe. L'unico sorriso in una giornata sfortunata per il Catania è rappresentato dalla contestuale sconfitta interna del Monopoli contro la Casertana, che ha così mantenuto i rossazzurri un soffio fuori dalla zona play-out. Soltanto la differenza negli scontri diretti per il momento vale alla squadra di Moriero per evitare gli spareggi. Domenica prossima però al Massimino bisognerà assolutamente battere il Melfi per provare a cacciare definitivamente le streghe. Nessun ultimo ora, ci fermiamo qui per questa edizione di Ora TG, a breve disponibile anche sul sito internet www.reitv.it e sulla pagina Facebook. Grazie di averci seguiti, adesso il meteo. Queste le caratteristiche meteorologiche della giornata di domani, martedì 19 aprile. Cielo coperto un po' dappertutto ma con possibili schiarite, calmi i mari. Temperature che vanno da un minimo di 13 gradi a Catania a un massimo di 27.